Dai che cominciamo, buongiorno a tutti, buongiorno, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, 11ª stagione, è passato un bel po' di tempo, ma noi siamo qua pronti come sempre per passare un'oretta in vostra compagnia, per parlare di cibo, parlare di curiosità, per divertirci un po' e mangiare anche bene, perché d'altra parte tanti sono i consigli che di giorno in giorno, di puntata in puntata, qui cerchiamo di darvi, di condividere insieme a voi. Ovviamente non cucino io, quindi la parte, quella proprio problematica, la tolgo. Togliamo subito il pensiero alla gente. Sentite questa voce soave, meravigliosa, Claudia Sgarbossa, buongiorno, eccola qua. Buongiorno, bentornati, bentrovati. Oh, riprendo la mia posizione. Come stai? Bene, ci sono delle certezze, vedi? Sì. Io sono ancora qui, speravi di liberarti di me. Invece no. No, non commento, se te la sarei silenzio eloquente. No, sono molto molto felice. Tra l'altro ci saranno delle novità. Però ci saranno delle grandi novità. Ci saranno delle novità, pian pianino cercheremo un po' di svelarle. Incuriosirvi, di svelarle e tutto quanto, però la sicurezza che Due Chiacchiere in Cucina ritorna tutti i giorni con questa nuova stagione meravigliosa e speriamo che tutti voi e tutte voi siate in nostra compagnia. Chiamate amici, parenti, fate le feste durante Due Chiacchiere spargete in Cucina. Spargete la voce. Ricordatevi i nostri social, ci sono sempre, quindi da oggi in poi potete commentare le nostre ricette live proprio, dare i vostri consigli, dire mi piace, non mi piace, io lo farei in questo modo, in quest'altro, e ovviamente noi vi risponderemo qui da sia Instagram che Facebook e soprattutto al nostro sito che è 7goldtelepadova.tv. Andate nella sezione Due Chiacchiere in Cucina. Allora, cominciamo tra pochissimo. Poco. Noi brindiamo. Te le dico dopo le ricette. Sì, dopo, svegliamo con calma. Che buone, chissà che giro ci fai fare oggi. Oggi un girone, devo dire. Un girone, speriamo non dell'inferno. Campai! Tra poco. Eccoci pronti per cominciare la puntata di oggi, la prima di questa nuova stagione di Due Chiacchiere in Cucina. Claudia Sgarbossa già pronta ai fornelli, in realtà di fronte agli ingredienti della prima ricetta. Però non abbiamo ancora detto cosa prepariamo oggi, Claudia. E dove ti porto anche. Ah, si viaggia? Si viaggia, sì, attenzione. Viaggio. Ma ti ho dato un indizio però. Sì? Non hai colto il mio indizio. Sai che io sono sveglio. Quando abbiamo brindato io ti ho detto Campai. È vero. Quindi secondo da te dove andiamo? In Giappone. Andiamo in Giappone. In Giappone, bene, quindi sì. Andremo in Giappone con che ricetta? Con i korokke, che è una ricetta di crocchette appunto giapponesi e che hanno una bellissima storia. Sai che a me piacciono sempre le ricette che abbiano qualcosa da raccontare. Quindi sono a base di patate, noi le arricchiremo con l'ingrediente che non ti aspetti. Eccola, vedi che le cose poi le cose fondamentali ci sono, quelle rassicuranti ci sono. Sì. Allora, prima ricetta, si va in Giappone, andiamo a vedere quali ingredienti ci occorrono per prepararla. Allora, faremo proprio il korokke. E cosa vuol dire korokke? Non lo so, andremo a cercarlo. 600 g di patate per cominciare, una cipolla piccola, 300 g di salsiccia, un cucchiaio di olio, 40 g di burro, poi sale, pepe, un uovo, più due uova per la panatura, quindi sono tre uova in tutto, farina, pane panko, olio per friggere. Allora, cominciamo. Allora, presto svelato, korokke vuol dire... Korokke vuol dire crocchetta e deriva proprio dalla parola croquet, che è una parola francese per dire crocchetta, perché questo piatto è proprio il simbolo dell'amicizia tra il Giappone e l'Europa. E quindi come fare amicizia se non con una cosa fritta? Vabbè, cioè, quella è la cosa fondamentale. È perfetto. Quindi ci sarà qualcuno che lo chiama anche la francese, le croquet. Il croquet lo fanno anche a Napoli. È vero, Allora inizio tagliando, iniziando a preparare tutto quello
che andrà a comporre, caro Leo, no, la nostra crocchetta, perché alla fine quello è. Quindi la base è di patate, noi la farciremo con della salsiccia e quina, sì, abbiamo scelto per tornare in territorio. Verrà tutto amalgamato, verrà panato con il pane panko, che è la classica panatura giapponese. Perfetto. E il tutto poi verrà fritto e servito con della salsa agrodolce. Fantastico, tra l'altro questa è un'ode meravigliosa. Sì, all'ultimo viaggio del nostro Enrico Bianchi, esatto, voglio dire, è stato in Giappone. Se qualcuno segue il suo profilo Instagram avrà visto che ogni giorno fotografava anche la polvere. Però comunque... Qui nulla è lasciato al caso, qui nulla è lasciato al caso. Noi abbiamo proprio voluto omaggiare Enrico Bianchi con una ricetta che gli ricorda le sue vacanze. E però nell'arco dell'anno parleremo delle vacanze di tutti. Ecco, io non le ho fatte. No, sto scherzando. Beh. Allora, la cosa di cui io volevo parlare oggi, a proposito del Giappone, è del galateo giapponese. Oh, sapete che noi ogni tanto ci divertiamo a darvi queste pillole di bon ton, di, diciamo così, delle buone maniere, esatto, per sentirvi anche un po' più sicuri in certe situazioni, perché a volte ci sono proprio delle cene, dei pranzi, delle feste, poi sono degli belle aperitivi, curiosità, secondo me, in cui sapere certe cose, insomma, si fa stare anche un po' più divertiti per certi versi. Allora, per esempio, cosa un po' particolare è questa. Allora, innanzitutto ci si deve togliere le scarpe. Quello lo quando sappiamo, si arriva a tavola. Esatto. Dopodiché ci si inginocchia in stile seiza, per cui si siede sui talloni, no? Okay, in ginocchio, così. Sì. Sembravo più un animale di uno zoo. Sembravi uno una gru, un fenicottero. Una simpatica gru, oversize. Praticamente ci si inginocchia e poi vengono distribuiti gli asciugamani, si chiamano oshibori. Che sono degli asciugamani che servono sia per asciugarsi, si lava le mani prima e perché poi loro sono un popolo estremamente pulito e via. Però dopo il Kampai, che è proprio questo brindisi, che mai dire cin cin, questo credo lo sappiate, tengo qui il tagliere, guarda, che c'è così. Questa cosa qua. Allora tu stai aprendo la cipolla. Sì, allora io ho tritato della cipolla, adesso sgranerò appunto una salsiccia. Nella ricetta ci sono 300 grammi di salsiccia, vedete che più o meno la proporzione è del doppio delle patate rispetto alla salsiccia. Ok. Perché diciamo che la parte principale che dovrà avvolgere la nostra ricetta è proprio a base di patate. E la salsiccia in questo caso, ma potete usare anche della carne macinata, va ad arricchire, ma non è un ripieno. Poi vedremo. Mamma mia, seguitela perché... Seguitela perché, perché mi sono già perso. Allora, in realtà no, non è difficile come ricetta, però come sempre ci sono i passaggi chiave che si rendono insomma indispensabili. Allora... Non bisogna, cosa fondamentale, partiamo da qua, attenzione. Da quello che non bisogna fare. Non bisogna fare. Allora, non bisogna mai versarsi da bere da soli. Ah. Ok? Questa è una tragedia. Perché sì. Perché devi sempre aspettare gli altri. Devi sempre avere un complice o una complice che sai che beve quanto te. Perché altrimenti se tu hai sete vuoi bere. Mai. No, cioè se tu ti versi da solo. Ma vale per tutto, acqua, vino, limoncello. Perché? Il limoncello in Giappone, cioè scusa un attimo. Il sake, ecco, perché lei si aspetta, va a mangiare a Tokyo, capite? E alla fine dicono, un limoncello. Con liquirizia. Con liquirizia. Senti, lì. Mi metti un goccino di olio qui, per favore. Così mi rendo scusa utile. Scusa se ti interrompo. Accendo anche. Sì, io adesso sto sgranando la salsiccia. Dimmi quanto. Fammi un bel giretto d'olio perché devo, perfetto, mi ha anche acceso la piastra. Faccio andare un pochino la cipolla, poi ci aggiungo la salsiccia e me la dimentico, nel senso che la devo proprio far rosolare per una precottura. Ok, allora attenzione, andiamo avanti. Bisogna sempre aspettare che qualcuno vi serva da bere, cioè se tu, no, in realtà, se tu non puoi prendere la bottiglia e versarti da bere, qualcuno deve versarti da bere, quindi secondo me partiranno le occhiate tipo... Di intesa, cercare tipo i segni a carta. Secondo me neanche fare i segni deve essere educato. Appunto. Come in ogni parte del mondo, credo. E ovviamente poi si comincia a mangiare. Allora, la cosa bella, per esempio, il sake, soprattutto del bene, scusate, mi ho dimenticato. Aggiungo la mia salsiccia e, come abbiamo detto, facciamo rosolare tranquillamente. Perfetto, qua sei a posto. Io sono a posto. Allora, il sake lo versa il padrone di casa, attenzione a tutti i commensali, mentre è uno dei commensali che dovrà poi servire il padrone di casa. Quindi il padrone di casa non si serve da solo il sake. È una cosa difficilissima. Poi le pietanze, se vi passano, mi passi il riso, vengono passate con due mani.
Ma le puoi chiedere di passartele? Sì, sì, poi sì, credo. Scusala, io sto sbucciando semplicemente le patate che ho precedentemente lessato, ok? Quindi abbondante acqua, okay. Le mie patate finché sono ben ben cotte, finché la pasta è cotta. Quindi ti devono passare le cose con entrambe le mani, tu non devi avere niente in mano, ok? Devi avere le mani completamente scombre. Cosa fondamentale è il risucchio. Quando bevi, che sia il brodo, che sia una patata, devi... Ah, tutto il contrario. Tutto il contrario, praticamente all'opposto. Portate pure il vostro parente, quello che vi fa fare più brutta figura in giro. I miei figli forse sono giapponesi. Perché per anni... Per anni ovviamente l'hanno fatto così, però... Allora, la cosa, adesso andiamo avanti un attimo, dopodiché volevo raccontarvi delle bacchette. Ah, perché le bacchette, voi che andate al giapponese... Le bacchette non sono come le posate. Sbagliate tutto. Hanno tutto un altro cerimoniale. Ah, io una cosa la so, non si incrociano assolutamente. Allora, mai fare queste cose qua. Attenzione. Allora, sono sul loro supporto. Attenzione, ce la potete fare. Ce la potete fare, ma perché io mi sono concentrato in questa cosa qua. Ho fatto la simulazione anche. Okay. Allora, il supporto, adesso vi dico anche il nome, si chiama Ashioki. Ashioki. Sì. Quello. Quella roba lì? Praticamente voi ce l'avete lì, attenzione. Le bacchette non vanno mai incrociate. Non dovete mai, state mangiando della serie, ah tu guarda che qualcosa, mai indicare qualcuno con le bacchette. Giù le bacchette. E poi mai infilare le bacchette dritte, no, dentro al riso. Che quello è proprio una roba di sfortuna. No, poi, sai perché? Perché quello, quando si va a onorare un defunto, gli si porta l'ultima ciotola di riso con le bacchette infilate sopra. Quindi anche una cerimonia importante. Poi, le bacchette non vanno mai lasciate dentro la ciotola grande, ma semmai nella ciotolina più piccola. Un lavoro. E vanno sempre appoggiate al proprio supporto. Quindi è veramente molto... diciamo così, sottile la bisogna differenza. Bisogna ricordarsi tante cose. Allora, sbucciato le mie patate, adesso io devo andare a, diciamo, amalgamare il tutto nella ciotola. Non l'abbiamo presentata come si deve, perché questa è una ciotolina. Sì, no. Vuoi la ciotola vera? No, gli diamo importanza più tardi, ma gli diamo il suo momento, concediamo il suo momento, perché è la sua stagione anche questa. Allora, schiaccio le mie patate, potete anche, come ho indicato nella ricetta, schiacciarle con uno schiacciapatate, con una forchetta, in modo grossolano. Io un po' per rapidità e un po' per praticità le schiaccio. Dai, faccio un po' la manovalanza. La manovalanza, non importa se questi pezzi non sono proprio finissimi, non mi serve super super Vai. Fina. Butto, prendo un coltello, perdonami Leo, così ci aiutiamo. Benissimo. Vai che con l'ultima. Benissimo, perfetto. Teniamo da parte questo piatto che mi servirà più tardi, perché sai che a me non piace sporcare troppa roba. Ok, questo via. Mi tengo tutto a portata. Allora, patate schiacciate. Alle patate, come facciamo anche per il purè, per esempio, aggiungiamo il nostro burro, ok? Nella ricetta ho indicato un uovo, sì, giusto, più... due uova per la panatura. Ok, perfetto, perché mi dovranno fare... una bella crosticina, anche perché hai visto una doppia panatura fatta con farina e con il panko. Io qui abbasserei un po', che dici? Sì, guarda, spegnilo tranquillamente, tanto poi questa roba va tutta fritta e quindi non c'è nessun problema. Mi prendo una forchetta e inizio a amalgamare il tutto. Il burro si scioglierà perché le patate, e c'è scritto questo specificato, le sbucciamo prima che si raffreddino. Ovviamente non bollenti perché ci bruciamo le mani, però lasciamo perdere un po' di temperatura, poi le sbucciamo, così sono belle calde e il nostro burro si scioglie tranquillamente. Quindi avete capito, cipolla tritata, un filo d'olio e la salsiccia che è stata, o la carne. Esatto, questo è il risultato della vostra carne rosolata con la cipolla. E quindi questa la amalgamiamo. Qui invece patate lessate, ovviamente, sì, il burro. Schiacciate il burro e l'uovo. Perfetto. Allora, normalmente qua dovreste aggiungere un po' di sale e pepe. Io ne metto veramente poco perché l'esperienza ci insegna che la salsiccia è già molto saporita. E poi, essendo una frittura, possiamo tranquillamente salarla. Poi, perché la panatura si può salare anche successivamente. È confortante. Quindi, però quest'anno, nuova stagione, si è ricordata il sale. Guarda, mi sono per un pelo, cioè stavo già rischiando, poi ho detto salsiccia, sì, no, sì, no. I fedelissimi di due chiacchiere si ricordano. Sono sconvolti. Perché
Allora, lo diciamo per i nuovi, le nuove persone, insomma, non che è che sono me la lo nostra dimentico. Compagnia. Non è che si dimentica che Claudia di suo non usa il sale, ne usi pochissimo anche a casa. Sì. Quindi proprio abitudine. Sì, sì, ne uso pochissimo, soprattutto se ci sono già dei cibi che a mio parere sono sapidi, li lascio loro sapore. Allora teniamo da parte questo. E adesso semplicemente dobbiamo formare delle crocchettine. Io mi preparo già la mia linea di panatura, sì, come si suol dire, no? Quindi mi sono preparata dei piatti fondi e faccio come farei a casa. Quindi la farina in un piatto, che è la prima panatura, diciamo così. Il panko in un altro piatto, che è la terza panatura, lo terzo strato. E poi le uova sbattute. Ok. Per il secondo passaggio. Allora, mentre tu ti prepari la linea, sì, io volevo darvi altri due consigli. Allora, se voi avete gradito il pranzo o la cena, insomma, diciamo così, il momento in cui siete stati insieme a tutti i commensali, a fine pasto bisogna dire questa parola che è gokisomam. Oh, gokisosama. Ok? Facci lo spelling. Gokisosama. Ok? Gokisosama, che significa il pasto era delizioso e nutriente. Ma prima di dire questa parola bisogna fare un grande sospiro. Oddio, avevo paura che bisognasse fare qualcosa. Per un attimo ho tremato. No, dipende dalla capacità di vocalizzare. Okay. C'è il talento, perché c'è il risucchio fatto, lo posso anche sopportare. Ma c'è proprio questo sospiro, così, che sollievo. E poi la parola che abbiamo secondo detto prima. Secondo me lo fanno perché sono riusciti a fare tutta quella roba là che viene prima. Sì, ma perché poi le pietanze arrivano tutte insieme. Sì, è vero, perché non c'è primo, secondo. No, arrivano tutte insieme e la cosa fondamentale è cominciare a mangiare da quella meno saporita. Ecco perché cominciano dal riso. Allora, Leo, io inizio a formare delle polpettine. Qua potete fare o delle polpettine schiacciate al centro, accendimi pure l'olio, oppure potete fare dei cilindri. Se tu ricordi, perché tu sei della mia generazione, c'era un cartone... Sulla fine. Ti piacerebbe. E c'era un cartone che si chiamava Hello Spank. Sì, è vero. Te lo ricordi, Hello Spank? In questo cartone si mangiavano queste crocchette e infatti sono diventate famose anche per quello. Quindi, sì, sono proprio tipiche. È vero, crocche, adesso mi viene in mente. Ricordi, vedi, sicuramente abbiamo sbloccato il ricordo, come si suol dire, sì, a qualcuno. Adesso, quando sono già un pochino più asciutte, perché la panatura mi permette anche quello, andiamo a dargli proprio la forma che vogliamo. E per me è proprio questa la forma, quella che ho visto da Hello Spank. E così andiamo avanti, poi le friggeremo. Sì. Le scoleremo appunto nella carta per fritti, carta assorbente per fritti, e poi le serviremo calde, volendo con della salsa agrodolce, oppure in Giappone vengono servite nella salsa tonkatsu, che è una salsa che magari una volta proveremo anche a fare, che si usa moltissimo abbinata ai fritti. Il tonkatsu è proprio la tipica cotoletta giapponese. E quindi è una salsa che sta bene con il fritto, probabilmente un po' come da noi il lambrusco, eh? Ah, beh. Che sta bene su tutto, che sta bene col che fritto, sta bene col fritto. Allora, noi stiamo scaldando l'olio di semi, ovviamente. Olio di semi, no, questo deve essere un olio di arachide. Di arachide, abbiamo perfetto. Già parlato tante volte del punto di fumo dell'olio, è importante che abbia un punto di fumo alto per permetterci appunto di friggere in sicurezza e insomma in modo proprio salutare, perché il fritto, se fatto bene, ogni tanto non fa male, anzi fa allegria. Sai la cosa che mi piace? Che in tutte le culture ci sono comunque, non ci sono gli stessi cibi o magari le stesse, ma simili, però vero? Ci sono le stesse forme. La crocchetta è la crocchetta. Cioè la condivisione di certi momenti o di determinati, diciamo così, rituali ecco, vedi che ci è legato a una forma, e in questo caso può essere la polpetta oppure altre cose. Quindi quanto è bello anche vedere
tante volte ci sentiamo molto distanti o molto diversi. Perché geograficamente lo siamo, infatti, in effetti. E invece ci sono proprio mille cose che ci accomunano, basta guardare tutte le sfumature del caso. Allora, qui dovrebbe essere quasi pronto. Siamo pronti? Prova a sentire col nostro solito metodo. Cioè col dito? No, abbiamo detto tante volte, uno stuzzicadente. Oppure la nonna come faceva? Ci buttava dentro la prima roba che aveva in mano, esatto. E se reagisce, magari alzalo ancora un pochino, Leo, poi dobbiamo ricordarci di abbassarlo, perché sai che queste piastre sono terribili da quel punto di vista. Allora, facciamo così, noi andiamo con l'olio, adesso ovviamente poi vi faremo vedere la frittura, però adesso ci fermiamo un secondo, rimanete con noi. Tengo debito a distanza dall'olio. Per gli schizzi. Mi ha messo in punizione. No, no, sei stato bravissimo. Invece mi hai dato un sacco di mano, perché sai che quando si frigge, calcolare la temperatura dell'olio è la cosa più difficile. Allora, giustamente, i professionisti, quelli bravi, usano il termometro. E noi invece ci buttiamo dentro invece, la mela. Invece lei a me. Con la parte invece fisica. Invece io a te, proprio. Esatto, vedi? Ognuno ha quel che si merita. Allora, 175 gradi dovrebbe sì, essere. Infatti ti ricordi una puntata abbiamo parlato appunto del punto di fumo e della temperatura che deve avere l'olio. L'olio per friggere deve essere a 175 gradi. Però appunto l'abbiamo sempre detto, siccome le signore a casa probabilmente un termometro alimentare non ce l'hanno, anche lo stuzzicadente che fa le bollicine, per può dire, essere un aiuto. Probabilmente sì, non sono 175 gradi perfetti, però è d'aiuto. Allora io scolo mano a mano che diventano belle dorate. Ricordate che non è un pan grattato, è un panco, quindi è una panatura leggermente più chiara, quindi facciamo dorare ma non facciamo bruciare, e queste sono le ultime due, e poi noi abbiamo deciso di farle, di servirle con la salsa agrodolce. La ricetta della salsa agrodolce l'abbiamo già proposta una volta che abbiamo fatto un piatto orientale. Secondo me, se andate nella nostra pagina Due Chiacchiere in Cucina e nel motore di ricerca mettete salsa agrodolce, facilmente vi comparirà la ricetta. Perfetto, così avrete modo anche di seguire tutti i passaggi per poi rifarla a casa. Allora noi andiamo a impiattare. Impiattiamo finché queste due finiscono di friggere, caro Leo. Sì, perché io mi devo sempre tenere la riserva. Sì, quelle sono da schiscetta, ma da quelle schiscetta sono mie, è diverso. Oh, eccolo là, aspetta che ci scivolano via, guardate che belle che sono. Sì, secondo me queste sono anche un piatto unico, perché alla fine è molto ricco, c'è la salsiccia, c'è l'uovo, c'è la patata, quindi io direi che sono proprio delle degne crocchette da piatto unico. Eccolo qua la nostra salsetta, che se vogliamo possiamo mettere anche all'interno del piatto, e io finirei con, ecco, ne abbiamo parlato finora, qua. Che vanno appoggiate, come dice il Galateo, così, qua. Perfetto. Perfetto, a noi ci manca solo un buon bicchiere di vino, e quindi ritornano come sempre anche quest'anno i nostri amici sommelier di Ice Veneto, e loro ci daranno il consiglio. Bentornato Vito, bentornato, che bello rivederti dopo questa pausa estiva. Ci voleva. Bentornato ci a te, voleva. Bentornata a Lice. Grazie. È sempre un piacere averti qui con noi. Allora Vito, io inizio subito con le mie stravaganze, sai che mi piace viaggiare. Certo. Quindi ho fatto delle crocchette di patate giapponesi, si chiamano koroke. Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Chiaramente un piatto caratterizzato da una buona tendenza dolce, e quindi andremo a fare un abbinamento per contrapposizione, perché alla tendenza dolce abbineremo chiaramente l'acidità, l'effervescenza e anche la sapidità. Grazie. Di un vino veneto famosissimo, parliamo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, di cui se ne producono circa 600 milioni di bottiglie in totale nel mondo prosecco. Questa è l'azienda Drusian. Siamo a Valdobbiadene, è un'azienda storica, tre generazioni di vignaioli, ma soprattutto questa è una bottiglia particolare perché si chiama Rive di Bagolino.
Sai, le rive sono le sommità delle colline di Conegliano e Valdobbiadene soprattutto, dove chiaramente c'è una sferzata termica importante, quindi questa escursione termica genera nelle uve una grossa aromaticità, quindi c'è più intensità aromatica. Guarda, l'abbiamo versato nel calice, quanto è bella la spuma. La spuma è bellissima. Quindi perfettamente rifermentato in autoclave, ci mettiamo il naso. I tipici profumi del prosecco, Pera Williams, mele, eccetera, eccetera. Chiaramente sulle rive devi capire che qui la viticoltura è una viticoltura eroica. Infatti lo sentite chiamare colline eroiche. Esattamente, sono patrimonio UNESCO, ma il problema è la vendemmia, perché sai, le rive sono molto ripide, per cui addirittura vengono montate delle fereche, delle carrucole per portare giù l'uva. Però alla fine il risultato è questa meraviglia che abbiamo nel calice. Lo assaggiamo? Fresco e sapido nella giusta misura, si accompagna da Dio, l'invito al riassaggio è imperioso, l'abbinamento è meraviglioso. Perfetto, a dopo Vito. Eccoci pronti per la seconda ricetta qua di oggi. Qui si ride. Qua si ride, qua si mangia, qua si parla, insomma. E siccome abbiamo finito di mangiare quello che hai preparato prima, ridevamo. Adesso tu ti devi prodigare per fare un'altra ricetta, che però non hai ancora annunciato, perché noi all'inizio non abbiamo preannunciato le ricette, quindi questa ricetta sarà... Stai facendo il balletto della ricetta, no, perché devo andare a leggere gli ingredienti. Questa ricetta sarà il Far Breton, che è un flan, una torta, un soufflé, non saprei come definirlo, mano a mano poi ci inventeremo una definizione, magari ce l'hai anche tu scritta. No. Cosa ti abbiamo portato a fare? Io voglio lasciare l'incognita in tutto questo. Allora, Far Breton, bello. Quindi dove andiamo? Andiamo in Bretagna, Breton. Vuol dire, adesso mi perdonino, ovviamente coloro che sono di madrelingua francese o l'hanno ben studiato, a differenza mia, però mi piace questa cosa di mettere un po' di sinusite ovunque. Allora, per preparare questo dolce, diciamo così, ci serviranno 140 g di farina per dolci, 130 g di zucchero, 2 uova medie, 500 ml di latte e 250 ml di panna fresca. 100 g di prugne secche, 100 g di uvetta, io sto già impazzendo, vaniglia, mezzo bicchierino di rum, un pizzico di sale e dello zucchero a velo. Che bontà! C'è già uvetta e prugne insieme. Ammollate nel rum. Meravigliosamente autunnale, tra l'altro. Cosa fantastico. Può venire fuori che è una meraviglia. E a proposito di prugne e di uvetta, noi iniziamo ammollandole, come sai si fa, con un po' d'acqua e il mezzo bicchierino di rum che abbiamo appunto elencato tra gli ingredienti. Questo a casa lo fate per un 10 minuti, insomma, il tempo che le uvette, diciamo, si reidratano, perché sono appunto uvette secche. Le copriamo e le teniamo leggermente da parte. Sì, mi raccomando, non usate solo rum. No, acqua e rum, perché ben indicato. Infatti, troppo, ci sono troppo anche forte. Forse dei millilitri di acqua, ma non sono certa. Comunque acqua e rum, vanno ammollate in acqua e rum. Invece noi iniziamo, come in ogni torta che si rispetta, sbattendo le uova con lo zucchero. E ora, signori e signori, 1, 2, 3, la ciotola, ritorna, è tornata, bentornata. Bene, meritava una presentazione. Meritava tantissimo, diteglielo anche voi, vi prego. Allora, nella ciotola. C'è chi ha l'amico immaginario, chi ha una ciotola invece. Esatto. Ognuno fa con quel certo. Che ha. Allora sbatto le uova intere, uova a temperatura ambiente, abbiamo detto tantissime volte. Tu lo sai, allora questo è un quesito. Sì. Leo, quando tu vai al supermercato trovi le uova fuori dal frigo. Sì. Quando vai a casa le devi mettere in frigo o le devi tenere fuori dal frigo? Allora, perché così sembra un centralinista. No, io sapevo questa cosa, che se torno a casa non le dovrei mettere in frigo. Non dovrei metterle in frigo. Se le metto in frigo, le devo lasciare in frigo.
Sì, in realtà tu non le trovi in frigo perché loro non hanno la certezza. L'importante dell'uovo è che mantenga sempre la stessa catena. Ah, ok. Non può essere tirato dentro e fuori dal frigo. Quindi loro le tengono fuori dal frigo perché se le tenessero in frigo, il tempo che tu le porti a casa potrebbe essere rischioso. Ah, ok. Tu a casa tienile in frigo. Quindi anche i surgelati dovrebbero tenerli fuori. Gelati anche lì. Se tu senti chi lavora con la catena del freddo, dovresti andare con la borsa a frigo, con il ghiaccio. Certo. Non dovrebbe mai interrompersi. Sbatto le uova con lo zucchero, chiare, gonfie e spumose. Allora, noi prepareremo questo fat breton, che è uno dei piatti caratteristici della Bretagna. Bretagna che è famosa per tantissime cose, per i paesaggi, per la meraviglia del territorio, ma dal punto di vista culinario è famosa proprio per crepe, galette, tanti panificati, pensate semplicemente alla baguette, e poi per le ostriche, i molluschi, tutte queste meraviglie che il mare ci regala, soprattutto in quelle zone. Pensate che addirittura è famosa anche per l'utilizzo del grano saraceno, perché praticamente lì la coltivazione, adesso i tempi sono cambiati, però un tempo non si riusciva a coltivare il grano e i cereali e quindi si usava tantissimo il cosiddetto frumento nero, ovvero il grano saraceno. Sappiamo non avere glutine. Non avere glutine e quindi, per esempio, le galette venivano fatte proprio con il grano saraceno. Esatto, quella crepe bretone di cui parlavamo prima è proprio detta galette ed è proprio fatta con il grano saraceno. Che è salata, no? Sì, è salata. Sì, è molto buona, è ripiegata nei lati, al centro spesso ha un uovo, comunque qualche altro ingrediente. Tu l'hai preparata una volta? Sì, l'abbiamo preparata, sì. Beh, oramai... Qui vi ricordiamo ancora, andate sul nostro sito 7goldtelepadova.tv, andate nella sezione Due chiacchiere in cucina, scrivete galette. Galette, trovate tutte le nostre puntate, ovviamente tutte le ricette. Allora asciugo qua perché c'è Manuel che poi non gli piacciono questi alunni. E salutiamo la regia, ovviamente Andrea Barbato, il nostro Manuel. Allora, Carolea, noi abbiamo la fortuna di avere proprio una farina indicata per i dolci e quindi la sfruttiamo proprio in questa ricetta e andiamo a pesare. Prova a dirmi tu che ci vedi bene. Allora, 140 grammi. Benissimo, 140 grammi di farina per dolci. Cosa ha di particolare la farina per dolci? Che serve per i dolci. Dolci, ottima risposta. Ottima la forza diversa. No, questa non ha forza, è semplicemente un pochino più fine. Quindi più adatta a queste preparazioni. Allora, incorporo la farina, non ha lievito questo dolce. Ah, ok, perfetto. Perché tu vedrai poi la cottura è una sorta di flan. Infatti l'impasto risulterà molto molto liquido, non spaventatevi, è normale. In cottura si solidificherà e poi raffreddandosi ulteriormente. Perfetto, allora mentre tu continui a frullare, fatemi fare una cosa importante, perché io ho appena salutato Andrea Barbato, il nostro regista, prima ho risalutato Enrico Bianchi, il nostro direttore di produzione, Manuel che è in regia insieme ad Andrea, Leo che è dietro questa telecamera che mi sta riprendendo, e poi volevo dare il benvenuto a un altro meraviglioso cameraman che è Giuseppe, che è dietro l'altra telecamera che ci sta inquadrando qui in studio, eccolo lì. Bene. Ciao Giuseppe, benvenuto in studio. Benvenuto perché... Giuseppe in questa gabbia di matti. Allora, io adesso ho aggiunto anche il latte, piano piano, senza fare pasticci, quindi già vedi come risulta il liquido l'impasto. Sì, Nessun problema. Riesci a versarmi anche la vaniglia aiutandoti un pochino con la spatola, grazie. Ce l'avevi una più grande? No, questa è la più piccola, sai? Aggiungo anche la panna, che così abbiamo tutto l'impasto pronto. Però è vero, raccoglie perfettamente. Adesso. Ok. Benissimo. A questo punto si può dire che il gioco è fatto. Battiamo bene. Ok, allora riassumendo, tu hai messo la farina per dolci, lo zucchero, le uova, il latte e la panna. Esatto. E la vaniglia e finora. La vaniglia. Ok. E quindi adesso è profumatissimo perché ovviamente ha il nostro estratto di vaniglia. Ci facciamo un pochino di spazio, tiriamo via la bilancia che abbiamo pesato appunto
la nostra farina. Adesso, Leo, noi dobbiamo andare a asciugare, a strizzare, sì, come si suol dire. Ti ricordi, avevamo un colino e ce l'abbiamo ancora. La nostra uvetta e le nostre prugne. Io, oltre che scolarle, sì, andrei anche ad asciugarle un pochino con della carta. Perché perfetto, non vorrei, grazie, non vorrei mi buttassero giù troppo liquido, essendo già l'impasto così liquido. Ah, scusa, pensavo facessi... Ho fatto la finta, grazie. Intanto non preparo lo stampo, stampo in cerniera e ci mettiamo della carta da forno per poi riuscire a staccarla più perfetto facilmente. Un piccolo consiglio, siccome è un impasto molto liquido, a meno che voi non abbiate uno stampo a cerniera nuovissimo e quindi perfettamente ermetico, ma non lo sono quasi mai, io consiglio in cottura mettere sempre un pochino di carta stagnola sotto. Okay. Così se dovesse uscire leggermente l'impasto finché non rassoda, riuscite a tenere tutto all'interno. Lo faccio anch'io per farvi vedere. E queste le metterai quando? Queste le metto adesso, cioè verso l'impasto, verserò l'impasto, Leo, e poi cercherò di distribuire abbastanza uniformemente, insomma, è poi una torta abbastanza rustica, sai che io non faccio delle cose tanto scicchettose. Però sono sempre buone. Però magari cerchiamo di puntare sull'originalità. Ecco qua, allora la spatola l'abbiamo abbandonata da qualche parte, ma fa niente, dai, ne abbiamo altre. Mi spiace per Anna che mi odierà, ma non è colpa mia, Anna, è stato Leo che l'ha buttata a lavare. La nostra meravigliosa Anna che cura ovviamente tutta la parte della cucina. Che con cura tanta... noi. Che cura noi, si prende cura di noi insieme alla cucina, che è la cosa fondamentale, che è un'altra delle colonne portanti di Due Chiacchiere in Cucina, perché è da sempre qui, quindi meravigliosa. Siamo tornati tutti, ma ci sono sempre delle novità. Adesso attenzione, poi le diremo piano 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 piano. Allora, abbiamo versato il nostro impasto, avete visto, liquidissimo, e adesso asciugate bene, no? Sei stato bravissimo, io cosa farei senza di te. Allora, distribuiamo le nostre prugnette un po' qua, un po' là, poi queste le ritroveremo proprio nel fondo della torta. Quindi una volta che noi taglieremo la fetta di questa meravigliosa torta, che sarà proprio spugnosa come un flan, sì, troveremo appunto le prugne e le uvette. Le uvette le sparpaglio un po' così. Mamma che buono! Questo liquido paradisiaco, perché la panna, la vaniglia, lo zucchero e comunque questo sentore di rum che ormai ha impregnato la nostra frutta disidratata. E quindi lo rilascerà poi pian pianino un pochettino anche all'impasto. Nella torta, sì, quindi sarà molto aromatica, avrà una consistenza molto particolare. A questo punto, forno preriscaldato a 180 gradi, almeno 45 minuti. Può darsi che ci voglia un po' più di cottura, dipende molto, molto dal vostro forno. Se vedete che è ancora molto liquida e però la superficie si è già brunita, la coprite con un po' di carta stagnola, la lasciate cuocere ancora un pochino. Mi apre che il bene, forno. Sì. Allora ripetiamo, 180 gradi, io sempre statico, sai che sono abituata così, e per 45 minuti almeno. Senti una cosa, visto ci che può volere anche un'oretta, visto che abbiamo un po' paura che si possa brunire troppo sopra, sì, allora la mettiamo nella parte bassa del forno. Allora io ho deciso meglio di metterla nella parte bassa del forno, medio-bassa, diciamo, okay, così. Poi però, siccome non è una torta che lievita, non è che vi impedisce di aprire il forno in qualunque momento, la tenete d'occhio, muovete lo stampo, è ancora liquida ma è tanto scura in superficie, magari con un po' di carta stagnola la coprite. Che poi è una cosa che serve anche per altre preparazioni, la carta stagnola, sì, sopra. C'è chi ci fa anche, che ne so, se fa della carne al forno, cose varie, ci metto del se pesce. Vuoi. Anche perché comunque la carta stagnola tiene un po' di temperatura e anche di umidità, quindi può servire anche a condurre meglio il calore. Ma esatto, l'abbiamo detto tante volte, ogni forno è particolare. È bella mamma Sole. Come lo scarafone. Quindi è difficile, ecco, dare i tempi esatti. Allora, noi invece vi diamo un po' di pubblicità, ve la regaliamo, adesso ci fermiamo solo per un attimo e poi torneremo e vi mostreremo il nostro Farbreton ultimato. Finito. Eccolo qui, il nostro Farbreton, anzi, come tu mi insegni, è una variante questa dell'originale Farbreton e sarebbe il...
far breton o Prune. Io il francese non lo so neanch'io, proprio. Neanch'io, quello cioè, è il bello. È una lingua che... Però... Ci stiamo insegnando il francese. Cioè, siamo a posto già, non lo parliamo. Volevo farti notare che la torta era in pandan con il mio nuovo cremino. Che è fantastico, perché effettivamente. Perché nulla è lasciato al caso. Allora, questa è una variante ovviamente del far breton originale. Esatto. Tra l'altro, tra le varie ed eventuali varianti che si possono trovare, sono anche quelle col caramello salato sopra. Sì, perché fatto... ovviamente, non avendo le prugne e le uvette, viene fuori una preparazione molto molto neutra. Una sorta di cheesecake senza crosta, no? Quindi può essere glassato, servito, sì, anche come dicevi tu, col caramello salato. Tra l'altro fatto con il burro della Bretagna, che è un'altra delle, delle eccellenze della, del territorio fin dal, dal Medioevo, che è salato. Il burro salato o anche il burro dolce. Allora, noi siamo stati autorizzati a tagliarlo. Sì. Siccome non ci capita quasi mai, ne approfittiamo. Allora, io, vedi qua, secondo me c'è già la sorpresina. Quindi tagliamo. È molto soffice, molto cremoso. E appunto, secondo me, se lo decidete di farlo senza uvetto o prugne, perché non vi piacciono, perché non ce l'avete in casa, potete tranquillamente servirlo o con della marmellata, della confettura, o appunto con il caramello salato, la cui ricetta abbiamo fatto e pubblicato già in svariate versioni, quindi potete trovarla. Voilà, accompagno col mio dittino. Guardate che meraviglia, bellissimo. Così vedete quanto è cremoso, quindi vedete che anche la cottura appunto alla base è un pochino più cotto, però soprattutto c'è questo bellissimo strato di prugne e di uvetta. Guarda, fantastico, questo sarà di ispirazione per i nostri sommelier, perché è il momento dell'abbinamento con vino. Vito, ciao. Abbiamo preparato un dolce veramente dolce, come si suol dire. E tu cosa mi porti? Ma guarda, è un must per quanto riguarda l'abbinamento. Ais non ha dubbi da questo punto di vista. Si fa un abbinamento per concordanza. Cioè, vino dolce si abbina sempre a un piatto dolce. Chiaramente è importante scegliere un vino dolce che abbia più o meno la stessa dolcezza del piatto, in modo tale che non ci sia una netta prevalenza dell'uno sull'altro, ma il cibo e il vino si devono in un certo qual modo a vicenda esaltare. Ho scelto un vino storico dei Colli Euganei, è un fior d'arancio passito di un'azienda storica, quella del conte Emo Capodilista, e il vitigno è il fior d'arancio, però che subisce un appassimento anche tra i 90 e i 120 giorni, dopodiché viene vinificato in acciaio. Penso questa è un'annata 2015. Caspita. E rende ragione di questo colore, partendo da un'uva bacca bianca, abbiamo un vino di color quasi mogano, eh sì, scuro, eh sì. Però è bello ancora luminoso, lucente, quindi vuol dire in perfetto stato di conservazione, perché se un vino ti perde luminosità e lucentezza, vuol dire che non ha più una sufficiente acidità che lo mantiene vivo. Ci metti il naso, caramello, sì, caramello salato, piacevolissimo. Lo assaggiamo? Assaggiamo. Vellutato, morbide, dolce, suodente, però vedi c'è questa acidità di fondo che ti invita al riassaggio, perché ti procura una bella salivazione. E anche in contrapposizione con la dolcezza del dolce, sì, lo trovo questo va molto molto, molto bene. Sì, benissimo. Pensa che questo è uno dei 2500 vini veneti censiti sulla nostra guida online Venezia, accessibile dal nostro sito www.aisveneto.it e sai cosa bevi. Cosa bevi? Ci vediamo domani, Vito. Certo, io ti con aspetto. Molto piacere. Noi ci vediamo dopo con Leo. Con il bottino di giornata davanti, e prima di salutarci, perché siamo arrivati alla fine, Claudia ed io, di questa puntata, prima puntata della 11ª stagione di Due Chiacchiere in Cucina. Viaggione. Sì, viaggione tra Giappone e Francia. Volevamo invece salutare meravigliosamente il nostro collega e amico Marco Calzolari, Gentleman for Dinner, sì, che quest'anno non sarà della squadra di Due Chiacchiere in Cucina, perché nuove avventure stanno cominciando per lui. In bocca al lupo, Marco. Un grosso in bocca al lupo, Marco.
Marco, ti vogliamo bene. E ci mancherai un pochettino, sì, a dir la verità. Sì. Però insomma, vienici a trovare e raccontaci tutte queste cose nuove. Quindi un abbraccio a Marco Calzolari. Vi diremo anche chi arriverà, ma magari ve lo diciamo domani. Se ci seguite qui a Due Chiacchiere in Cucina, ovviamente Claudia Sgarbossa, Leo, tutti noi della troupe siamo tornati, 11ª stagione, e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.